La squadra di basket femminile Velkofin Interlochs Vicenza rischia di perdere a tavolino la partita di campionato a causa della mancanza al palazzetto dell'ambulanza. Il team gioca in A2 girone B e nella partita del giorno dell'Epifania, quando doveva ospitare in casa le Panthers Roseto, il mancato arrivo dell'ambulanza della Croce Bianca ha costretto l'arbitro a non far giocare la partita con la prima della classe del girone. Probabile ora che la vittoria venga assegnata a tavolino alla squadra ospite. La società aveva preso gli accordi tramite PEC per la disponibilità dell'ambulanza al palazzetto ancora lo scorso settembre, ha scritto in una nota la società di basket vicentina prima dell'inizio del campionato, per assicurarsi l'obbligatoria presenza alle partite del personale sanitario, il quale di norma, avendo il calendario degli impegni, deve giungere al palazzetto almeno mezz'ora prima dell'inizio delle gare. Alle 17:20 di oggi però dei soccorritori non si avevano notizie, innescando di conseguenza una serie di telefonate da parte dello staff dirigenziale verso la Croce Bianca, risultate però infruttuose. Alla società, prosegue la nota, non sono stati resi noti i motivi del mancato arrivo del mezzo al palazzetto, costringendo così Velkofin Interlochs ad una sconfitta che nulla ha a che fare con il merito o demerito sportivo della squadra e della società.